In questo periodo dell'anno siamo alla ricerca di sciroppi per liberare i bronchi e allora parliamo di rimedi naturali per favorire il benessere delle vie respiratorie. Però parleremo di tradizioni popolari, non sempre supportate da studi clinici. Quindi prendiamole con le pinze, ma facciamone tesoro e soprattutto chiediamo sempre consiglio al farmacista o all'erborista. Considerate che il repertorio tipico della medicina popolare è ricco di piante ad attività fluidificanti. In alcune piante queste sostanze possono favorire la fluidificazione delle secrezioni, modificando la componente proteica delle secrezioni stesse, rompendo proprio i legami delle mucine. Però per tutte queste piante vi ricordo che non esistono veri e propri studi clinici, ma solo notizie derivanti dall'uso tradizionale. Partiamo con il marrubbio, una pianta utilizzata da sempre per le sue proprietà anticatarrali. Questa pianta contiene oli essenziali e alcuni alcaloidi ed è dotata di attività mucolitica, espettorante e broncodilatatrice e sedativa della tosse. È indicata nelle terapie delle tracheobronchiti acute, croniche e nella bronchite asmatica. Viene utilizzata sotto forma di infuso, decotto o tisana. E poi pensiamo all'enula, che contiene oli essenziali e terpeni, che le conferiscono spiccate proprietà antinfiologistiche a livello delle alte vie respiratorie, sedative delle tossi ed espettoranti. È utilizzata soprattutto in tintura madre, perché in questo caso esprime tutto il fitocomplesso in maniera più importante. Poi abbiamo l'edera, ad esempio, l'edera terrestre, che contiene molteplici sostanze ad azione antinfiammatoria e anticatarrale e fluidificante, per l'apparato respiratorio, soprattutto superiore. Contiene anche flavonoidi, polifenoli, terpeni, oli essenziali, insomma, è una pianta veramente molto molto ricca. E poi la primula, pensate che i suoi fiori contengono il 10% di saponine. È utile come espettorante, soprattutto nelle tossi, dovute a bronchite cronica. Tuttavia, è facilmente allergizzante e le sue indicazioni sono tradizionali, senza studi scientifici e conferme. Il verbasco è noto per le sue proprietà antiflogistiche, mucolitiche ed espettoranti, ma anche qui dobbiamo considerare che le informazioni sono principalmente basate sulle tradizioni dei monaci, però funziona veramente molto bene. Infine, esiste la tradizione di utilizzare sostanze solforose presenti in piante, come l'aglio, la cipolla, l'erisimo anche, per la mucosa dell'apparato respiratorio. Ad esempio, l'erisimo è noto come erba dei cantanti ed è stato utilizzato tra i cantanti per proteggere la mucosa e ridurre l'infiammazione. Queste preparazioni sono anch'esse tradizionali e non supportate da studi scientifici, ma effettivamente molto molto efficaci. Quindi, quando andrai a cercare il tuo sciroppo per la tosse, magari appuntati queste informazioni, leggi dietro se sono presenti queste piante e sicuramente daranno quella marcia in più al prodotto per un'azione più rapida ed efficace. Il bello della fitoterapia è che abbiamo pochi effetti collaterali, ma non è che non esistono. Ogni sostanza che ha un'azione benefica curativa nell'organismo, dall'altra parte, se abusata senza un consiglio del farmacista, dell'erborista o del medico, può creare problematiche. Metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale. Ciao!